di Marco Santero, dirigente del sindacato Falbi, che è il più grande sindacato all'interno della Banca d'Italia. Quindi ci parlerà della situazione della Banca d'Italia che stanno smantellando. Metto il cronometro così cerco di fare attenzione. Allora, volevo un attimino allargare la questione oltre alla Banca d'Italia, cioè per chi ha vissuto, ha studiato a fondo la storia economica, le guerre, i disastri della prima metà del XX secolo, risulta allucinante che i meccanismi di liberalismo puro, mercantilismo, lavoro ridotto a merce svalutata, scusate. Un incubo pensare che queste dottrine rigidamente liberiste siano tornate al comando dell'economia dagli anni 80-90 in poi, perché erano state individuate addirittura dai costituenti come la causa di due guerre mondiali e avevano messo dei paletti precisi per impedire che si riproponessero. E la cosa più micidiale è che il vero uragano economico ancora deve venire. Perché il problema qual è? Il problema è che nonostante tutti gli eccessi speculativi, la crisi del 2007, subprime e tutto quello che è venuto dopo, non c'è stata alcuna regolamentazione della finanza. Mentre nel 1932, solo 3 anni dopo che c'era stata la crisi del 29, era già in atto il Glass-Steagall Act, recepito in Italia con la legge Menichella, che metteva la museruola alla speculazione, dividendo la banca commerciale da quella d'affari. Quindi il vero uragano ancora deve venire, è questo che va capito e centrato bene. Allora, perché cosa c'entra in tutto questo la Banca d'Italia? La Banca d'Italia, come si vedrà, penso molto bene anche nell'esposizione del piano B, è uno dei perni fondamentali per modificare qualcosa in questo paese, perché ha una funzione leggermente importante. Poco conosciuta, poi ne ha tante in realtà. Il punto qual è? La domanda secca è: in una situazione economica, politica e geopolitica italiana, europea e mondiale come questa, ha senso, anzi, non solo lo stanno facendo, ma stanno accelerando nello smantellamento dell'istituzione proprio nella parte centrale e nella rete territoriale. Tutto questo è iniziato tra l'altro con l'arrivo del governatore Draghi. Siamo proprio sicuri, cari politici, economisti, docenti e quant'altro, che sia una cosa utile per il paese in una situazione come questa, in cui non si sa neanche cosa succederà fra un anno, andare a smantellare l'organismo che ti gestisce la moneta, ti può fare eventualmente un changeover, ti può fare eventualmente una ristrutturazione del sistema bancario, una gestione delle economie locali, perché in Italia purtroppo quello che non si dice è che ogni distretto, e sono 400 distretti industriali, ha delle sue specificità uniche e la Banca d'Italia va accumulato una marea di conoscenze sul territorio che, dato che ormai sono quasi dimezzate le sedi e si vuole andare oltre fino ad arrivare a una 30-40 addirittura entro il 2020, tutta l'esperienza, la conoscenza, la capacità di controllo accumulata nei territori, ma anche in senso propositivo, viene persa, perché oltretutto nelle filiali ormai l'età media si può dire che è giurassica. E quindi cosa succede? Che l'esperienza, la conoscenza, la competenza maturata nei territori scomparirà. Okay? E quindi noi ci ritroveremo con un paese che non ha più una banca centrale. E badate bene che questo non è un appello del sindacalista che vuol difendere i lavoratori, perché non c'è il rischio di licenziamenti. Anche perché stranamente la Banca d'Italia c'è un sindacato. La vedo piano piano scomparire intorno a me. Nel mio caso, invece, come dicevo poc'anzi, tutto questo non nasce solo dal fatto che ci lavoro, ma dal fatto che prima facevo il maresciallo dei carabinieri. E
E io, come maresciallo dei carabinieri, ho giurato fedeltà alla Costituzione italiana e di difendere il mio paese e di difendere il mio paese dai nemici esterni e interni, ok? E quindi il punto qual è? Noi abbiamo un sistema internazionale della finanza che è basato su un concetto semplicissimo. Esistono quelli che io definisco, a mio avvezzo, to.de.pot, to.depot, che sarebbe il diminutivo di tossicodipendenti da denaro e potere, che ormai hanno totalmente perso il controllo della loro fame. Nessuno gli dà delle regole e quindi questi spaziano allegramente a loro piacimento. Quindi, come diceva Einstein, non si può risolvere un problema usando lo stesso metodo che l'ha creato. Oggi è il 3 ottobre, è una data rilevante perché oggi c'è stata la riunificazione di una Germania che appena riunificata ha fatto ripartire il proprio desiderio di dominio. È l'anniversario della più grande strage di migranti nel Mediterraneo, che tra l'altro sono la metà dei suicidi accertati, e quindi probabilmente gli suicidi accertati sono almeno 4 volte, ma senza voler criticare nulla, non mi fraintendete. E anche per me è una data particolare, perché io 50 anni fa sono nato e io sono qui a festeggiare sono qui a festeggiare con voi e non a casa mia con gli amici e i familiari, perché ritengo che questa sia una giornata importante potenzialmente. Tutto questo cosa vuol dire? Che questa data può diventare importante, perché può nascere qui un progetto di riscossa italiana, superando finalmente la teocrazia finanziaria che da 30 anni minimo, cioè da quando è stato dato il Nobel a Hayek e Friedman, ed è stato creato il mito del neoliberismo che risolve tutto, mentre in realtà da allora non si fa altro che andare sempre peggio, prima come debito, poi come qualità della vita e ora come miseria. Quindi, come diceva Galilei, bisogna cominciare a smetterla con gli ideali, perché l'ideale quando diventa assoluto si diventa talebani, e cominciare a ragionare come un certo Galileo Galilei, che ha fondato la scienza moderna con una frase: mi piace ragionare, non credere. È tutto lì. Basta ragionare, quello che si vedrà dopo penso che sarà perfettamente chiaro. Ecco, adesso ho l'onore di presentare il funzionario oscuro, che non è un titolo di un film, ma è un dato di fatto. Il funzionario oscuro che fece arrabbiare addirittura Helmut Kohl. Sì, il suo nome è Antonino Galloni e grazie alle sue analisi li dobbiamo...